Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, questa è la terza volta che registro, perché la prima volta non mi piaceva come avevo parlato, la seconda ho registrato tutto, cioè ho fatto tutto il video senza aver cliccato sul pulsante per la registrazione. Brava, brava! È la terza volta che lo dico sui capelli, così insomma tolgo ogni dubbio. E chi mi segue su Instagram l'ha visto, ho deciso di adeguarmi all'autunno, quindi mi sono fatta questo arancione bello vivido. Vediamo come sarà una volta cominciati i lavaggi dei capelli, però per ora lo sto adorando. Allora, come vedete dal titolo, oggi voglio fare un book tag che ha inventato Ilenia Zodiaco e poi è stato ripreso anche da varie altre booktuber, e che appunto unisce il tema del viaggio con il tema della lettura dei libri. E quindi niente, non mi voglio dilungare, cominciamo subito. La prima domanda è: un libro ambientato in un luogo che non hai ancora visitato ma che ti piacerebbe vedere? Per questa domanda ho scelto Mangia, prega, ama di Elizabeth Gilbert. In questo libro lei racconta la sua esperienza personale, ha girato praticamente il mondo, anzi o meglio tre stati del mondo, per una crescita personale, un percorso personale di riscoperta di sé, e per l'appunto due di questi stati sono quelli che mi piacerebbe più vedere. Il primo è l'India, dove lei ha per l'appunto imparato a pregare. In realtà lei non l'ha visitata più di tanto perché è stata in un ashram che sono questi luoghi di preghiera per tutti, aperti a tutti, a tutte le religioni, dove appunto si medita e si cerca di trovare un po' di ritrovare un po' di pace con se stessi e riequilibrare la propria anima. In realtà mi piacerebbe anche poter visitare effettivamente di più l'India, perché ha una cultura che mi affascina moltissimo. Mentre il secondo paese di cui parla qui è Bali, dove appunto lei riscopre l'amore. E qui invece mi piacerebbe perché ha anche qui delle tradizioni veramente interessanti, ma è descritto anche come un luogo di pace, di tranquillità e di serenità, e non so, ecco, è un posto un po' da sogno, di quelli insomma dove una coppia di innamorati si potrebbe trovare bene, ecco. Seconda domanda: un libro ambientato in un luogo che non hai visitato e dove non vorresti andare. In questo caso ho scelto Gli amanti, Romeo e Giulietta in Afghanistan di Rod Nordland. Qui si parla di una giovane coppia che appunto è innamorata, vorrebbe sposarsi, ma la famiglia di lei non è d'accordo con questo matrimonio e quindi loro sono costretti a fuggire, ma la punizione per questo grave peccato che hanno fatto nei confronti delle loro famiglie è la morte. Ecco quindi perché questo libro è molto interessante, perché non racconta solo la storia vera, tra parentesi, di questi due giovani, ma c'è anche una grande descrizione di come era la vita, di come è per l'appunto la vita in Afghanistan, per le giovani coppie e soprattutto per le donne. È per questo che dico che è un libro molto interessante, nel senso che su questo stato e su questa cultura è sempre interessante leggere, perché ci dà tanto, sicuramente dal punto di vista culturale ci arricchisce tanto e ci rende consapevoli di quanto siamo fortunati, ma non è un luogo che andrei a visitare per colpa delle regole alle quali dovrei sottostare perché sono una donna, ecco. Terza domanda: una meta che hai visitato e di cui vorresti leggere qualcosa. Allora, per questa domanda rispondo con l'Irlanda. Sono stata in Irlanda a marzo ed è stata una delle vacanze più belle della mia vita, sinceramente. Niente, appunto, sono stata lì una settimana, è stato meraviglioso, non soltanto il punto di vista paesaggistico e dei posti che abbiamo visitato, che sono bellissimi, ma anche le persone, sono veramente un popolo accogliente, educato, gentile, aperto, ecco. Quindi purtroppo non ho letto ancora niente su ambientato in questi luoghi meravigliosi. Sicuramente di libri ce ne sono tanti ed è per questo anzi che vi chiedo di scrivermi sotto qualche titolo di libro che voi avete letto e che vi è piaciuto ambientato in Irlanda. Domanda 4: un posto che hai visitato perché ti hai lasciato affascinare da un libro ambientato in quel luogo. Ne sei rimasta delusa? Per questa domanda nomino Parigi, nel senso che ho letto molto su Parigi, ovviamente, sia con Notre Dame de Paris, oppure per esempio in questo caso vi faccio vedere Le scarpe rosse di John Harris. Questo è il secondo volume della trilogia di Chocolat, mentre il primo però e il terzo per l'appunto sono ambientati a L'Anse-Quigny-sur-Tarn, che è questo paese fuori da Parigi. Questo volume qui è ambientato proprio a Parigi. Allora, nei libri, dico, viene sempre descritto come un luogo molto romantico,
romantico, molto elegante, quasi poetico, ecco. Io ci sono stata due volte, sia con i miei genitori quando ero più piccola e sia negli ultimi anni con il maritino, e devo essere sincera, non mi ha affascinata così tanto come sui libri, cioè mi piace più leggere di Parigi che visitare Parigi. Non è una brutta città, però ci sono città più belle secondo me, e inoltre la mia opinione questa è, comunque è troppo cara, quindi noi ci siamo trovati anche in difficoltà perché avevamo fatto ore e ore di fila pagando tanti euro per vedere posti dove magari giravamo in un quarto d'ora, 20 minuti, mentre per dire a New York, con lo stesso prezzo o anche meno, visitavamo musei o comunque luoghi di intrattenimento dove potevamo stare delle ore, ecco. Quindi secondo me è una città molto cara, per l'appunto, dove se vai proprio nel centro anche un panino costa 10 euro, cioè una cosa esagerata, e quindi questo mi ha fatto godere quella vacanza un po' meno di quanto avrei voluto. Quindi ecco, questo non toglie che sia una bella città, non è però la mia preferita. Quinta domanda, vai al mare, che libro ti porti, e in montagna e in città? Per il mare ovviamente dobbiamo scegliere un libro che sia, prima di tutto versione economica, perché si sa che al mare i libri si rovinano con il sole, il calore, la sabbia e così via. Poi deve essere, perlomeno per me, un libro abbastanza lungo, perché io leggo molto al mare e siamo tanto tempo stretti sulla spiaggia sotto il sole, quindi il tempo per leggere c'è. Preferisco portarmi un libro un po' più spesso, ecco, piuttosto che tanti piccoli libri. E ovviamente deve essere anche una storia molto coinvolgente. Questo perché? Perché se leggo un libro magari un po' più lento o più pesante, sono distratta facilmente, perché chiaramente sulla spiaggia ne succedono di tutte. Mentre se trovo un libro con una trama coinvolgente, che mi prende, che mi tiene incollata e che non sia troppo impegnativa, che non mi costringa, ecco, ad avere troppa concentrazione, questo chiaramente mi agevola nella lettura. Per questo io vi propongo La ladra della primavera di Marina Fiorato. Questo è un thriller storico ambientato nel 1400 in Italia, dove la protagonista è una prostituta che posa per il quadro appunto della primavera. Non viene pagata ed arrabbiata decide di prendere il disegno, che era un po' lo schizzo, ecco, iniziale del quadro. Scopre presto di essere inseguita da delle persone, da degli uomini che vogliono ucciderla per recuperare questo disegno. Per questo si farà aiutare da un frate e insieme cercheranno non solo di fuggire, ma anche di decifrare tutti gli indizi che sono dietro al disegno della primavera, scoprire insomma un grande complotto che sta dietro a tutto questo. Insomma, veramente carino e coinvolgente, un thriller scritto molto molto bene, ambientato in un'epoca storica interessantissima, quindi ve lo consiglierei per il mare. Per quanto riguarda la montagna, ho scelto Suite francese di Irène Némirovsky, che effettivamente mi sono portata in montagna. Di solito quando vado in montagna è per andare a sciare, quindi considerando che io scio più o meno dalla mattina fino a verso le 3, le 4 del pomeriggio, dopo torniamo in albergo, ci facciamo una doccia e poi ci rilassiamo. Quindi lì siamo un pochino più in pace, nel senso che in una camera d'albergo c'è silenzio, ci stiamo rilassando, quindi io posso leggere anche un libro un pochino più impegnativo. In questo caso non è una tematica impegnativa, quanto piuttosto una scrittura leggermente più impegnativa di un altro tipo di romanzo, come poteva essere quello di prima. In questo caso siamo in Francia, un romanzo ambientato in Francia durante l'occupazione nazista, ed è bellissimo. Questo romanzo meraviglioso, nonostante non sia compiuto, perché Irène Némirovsky è stata uccisa dai nazisti prima di poter portare a termine questo romanzo, ma in ogni caso insomma è stato poi ritrovata la bozza anni dopo ed è stato pubblicato. Io ve lo consiglio tantissimo, c'è stato anche fatto il film ed è una meraviglia, quindi io l'ho letto con piacere anche in montagna. Infine, per quanto riguarda la città, io di solito in città non leggo quasi mai, perché tutto il giorno sto in giro, quindi la sera sono stanca e non ho voglia di concentrarmi troppo sulla lettura. È per questo che ho deciso di presentarvi una raccolta di racconti, perché chiaramente leggere un racconto la sera vi permette di poter appunto leggere quelle poche pagine, la storia inizia e finisce lì, e magari se al giorno dopo siete troppo stanchi per andare avanti non importa. Ho in casa tre raccolte di racconti: una è quella di Sherlock Holmes, che è un libro troppo grande per essere portato in giro; la seconda è Martin il romanziere, che non ho ancora letto ma che vorrei leggere entro Natale, e quindi ho deciso di parlarvi di questo, che è Il regalo più bello, storia di Natale. Tanto ci avviciniamo a quel periodo dell'anno. Qui questa è una raccolta di storie
veramente ampia. Ci sono storie che parlano del Natale da ogni punto di vista, religioso e non, dal punto di vista dei bambini, degli adulti, degli anziani, da un punto di vista più sentimentale come da uno più materialistico, e ci sono autori veramente uomini e donne provenienti da ogni epoca storica, anche insomma contemporanei, quindi una raccolta veramente completa, super consigliato. Sesta domanda: il libro più straniero che tu abbia mai letto, quello che hai sentito più distante dalle tue abitudini culturali. Per questa domanda ho scelto Memorie di una Geisha, perché in questo libro sicuramente mi sono immersa in una cultura totalmente distante dalla mia. Mi è piaciuto e mi è interessato molto vedere come le ragazzine vengono educate per diventare delle geishe, quali sono i rapporti tra di loro, come è organizzata la scala sociale di questa cerchia di persone e così via. Quindi è stato proprio un immergersi in qualcosa di totalmente lontano, non solo dal punto di vista fisico, ma per l'appunto anche culturale. Per questo, ecco, mi è interessato molto immergermi in questa storia che mi ha fatta sentire in un paese completamente straniero. Infine, l'ultima domanda è: viaggiare nel passato, un libro ambientato in un'epoca storica, in un luogo che visiteresti subito. Allora, in questo caso non ce l'ho con me perché era troppo pesante da portare su, comunque è chiaramente la trilogia di Kingsbridge di Ken Follett, ambientata nel Medioevo. Il Medioevo è sempre stato, anche grazie, e direi soprattutto grazie ai suoi libri, un periodo storico che mi ha sempre affascinata. È ovvio, non è il periodo migliore della storia per vivere, perché è un periodo molto pericoloso, ecco, però se dovessi scegliere un posto dove trascorrere qualche giorno, qualche settimana per esplorare appunto questa epoca storica, sicuramente sceglierei il Medioevo, perché è interessantissimo il modo di vivere delle persone, i mestieri che svolgono, i rapporti che c'erano tra di loro, non so, gli abiti, gli usi e costumi, la religione, tutto veramente mi affascina, e soprattutto vedere come si viveva in un'epoca in cui effettivamente non avevano niente di quello che abbiamo oggi, né mezzi di locomozione, né, non so, l'elettricità, per dire, ecco, quindi non so, mi affascina veramente tanto, quindi se potessi avere una macchina del tempo mi catapulterei lì. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, ho veramente avuto difficoltà perché mi si è scaricata la batteria due volte, vabbè, ce l'ho fatta a terminare. Comunque, fatemi sapere voi cosa avreste risposto e soprattutto i vostri consigli di lettura sull'Irlanda, mi raccomando, perché vi aspetto. Niente, ricordatevi di iscrivervi al canale, noi ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!